Buonasera Italia e benvenuti. Sta per iniziare una nuova serata di Noi con voi di sera. Spero che siate come al solito comodi, perché stasera voglio portare a casa vostra un grande personaggio, anzi due grandi personaggi che saranno con noi, ci dedicheranno la loro musica, uno strumento meraviglioso, amatissimo, la fisarmonica sarà protagonista della serata, insomma una grande serata all'insegna della buona musica italiana, alla grandissima. Infatti questa sera sono veramente onorato, è la prima volta che lo ospito in una delle mie trasmissioni, un personaggio che ha fatto la storia della musica e non solo, perché è un personaggio amatissimo anche per la sua simpatia, anche se in realtà per adesso, almeno per questi minuti nei quali ci siamo frequentati, sembra un personaggio molto timido, per cui non so se è stranamente o fintamente timido e dopo uscirà tutta, non lo so, lo scopriremo insieme, per cui preparatevi. Posso solo dire che stasera la musica è quella di Ringo Starr, che non solo è Ringo Starr, ma stasera è con noi con Ringo e Samuel, perché ovviamente evolve la struttura di Ringo Starr e arriva un giovane con una fisarmonica che ho già avuto l'occasione di sentire proprio qui durante i nostri mezzogiorno, dedicato a voi, ha veramente infiammato con una grande passione, per cui la voce, la fisarmonica, insomma due momenti particolari, due personaggi unici che questa sera saranno con noi. Voi dovrete essere protagonisti insieme a noi, perché anche stasera vi do la possibilità di intervenire in diretta, per cui preparatevi. E voglio anche ringraziare il nostro amico Mauro Cattadori, perché stasera ha cambiato questa scenografia, sono arrivati dei fiori nuovi, lo ringrazio tantissimo, spero di non farli morire, perché poi dopo lui mi sgrida, perché queste piante dice che devo dargli poca acqua. Comunque dopo lo facciamo vedere il salotto del fiore, prima fai vedere i fiori, regia, perché sono bellissimi, anche perché non è che ha portato solo i fiori, poi Mauro sarà qui, per cui insomma non è ancora finita. Guardate che meraviglia, che fiori, come si chiamano questi fiori? Chi? Le Cucusmania? Guzmania? Oh, non dice, non è vero, se l'ha inventato al momento. Guzmania? Guzmania, anche perché lui spera sempre di fare delle corone qua, ma qui di corone, caro Mauro, non ne fai da noi, perché noi vogliamo solo matrimoni, battesimi, feste di ogni genere, ok? Perfetto, allora mettiamo un attimo il cartello, giustamente, regia, del nostro Mauro Cattadori, che ringrazio se l'altro del fiore. Vi ricordo un numero di telefono, potete chiamarlo giorno e notte, vi risponde anche di notte, se volete delle cose particolari di notte vi risponde 334 31 83 396. E poi mettete mi piace sul salotto del fiore, mi raccomando. Allora, grazie per questi fiori, poi ce ne saranno altri in questa serata. Pronti? Si parte? No, prima di partire serve una bella sigla carica e piena di energia, e poi immediatamente inizierà la nostra serata con Noi con voi di sera. Vai, regia! Eccomi qua, prontissimo, comodo sulla mia poltrona, morbidosa, perché mi voglio godere la serata, per cui spero che anche voi siate nella posizione più comoda per stare con noi fino alle 23. Bando alle ciance, qui la musica stasera sarà grande protagonista, la fisarmonica è pronta, la voce del nostro Ringo è prontissima, apriamo alla grande con Ringo e Samuel questa sera qui a Noi con voi di sera con la Mazurca delle Rose. Vuoi conquistare? Donale una rosa,
al suo cuore tu vuoi arrivare, donale una rosa, lei ti dirà di sì. Ragazzi, avete capito che qui stasera non si scherza. Benvenuto Samuel, benvenuto Enrico. Grazie, grazie. È un piacere avervi qui questa sera. Anche per noi. Questa fisarmonica è meravigliosa, regia l'hai già inquadrata, ma fai vedere i dettagli di questa fisarmonica che è bellissima, uno strumento difficilissimo tra l'altro, perché non sono un grande imprenditore, ma so che è veramente difficile. Ci avete fatto già entrare con l'allegria giusta, perché e noi stasera... Ho parlato dei fiori, lo abbiamo scelto alla mazurka delle rose. Subito, che qui è tutto organizzato tutto come fila. Si deve, tutto fila come deve andare. Allora dai regia, apriamo subito i centralini. Fateci andare di là, perché noi stasera vogliamo subito mettere a disposizione sia Ringo che Samuel al nostro pubblico, per cui regia dall'alto. Noi andiamo, ragazzi, ad accomodarci nell'altro studio. Venite, 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 perché facciamo tutto con tranquillità in diretta. Guarda, ti ho preparato anche il tavolo per la tua fisarmonica, così la puoi appoggiare. Diego. Siamo qua comodissimi, perché è uno strumento bellissimo. Ci sta? Perfetto. Sì, sì, sì. Eccoci qua, eccoci pronti per iniziare, anche perché le chiamate stanno già arrivando. Guardate, questa fisarmonica è uno strumento bellissimo. Bellissimo, devo dire. Ragazzi, tutto bene? Tutto bene, tutto bene, siete pronti? Tutto a posto. Salotto ok, comodi, so che tu ci segui, perché me l'hai, mi hai svelato che ci segui quando puoi, ovviamente, certo, che anche voi siete sempre impegnati di sera, ma adesso ovviamente io voglio subito partire con le chiamate da casa, per cui partiamo subito, pronto? Buonasera. Alzate un po' il volume, regia in studio, e si diamo una sistemata. Pronto? Pronto? Sì. Ciao Diego. Ciao. Io dico buonasera al signor Vittorio. Mamma mia, mi conosce bene questo. Attenzione, chi è? Allora presentiamoci subito. Non lo sa neanche mia mamma, allora, che mi chiamo Vittorio. Allora, noi prima di tutto ci siamo conosciuti per telefono, perché mi ha spedito pista pista il camionista per un bimbo piccolo. Il nostro grande vecchio successo. Bello. E poi ci siamo conosciuti in un locale nel Mantovano, a Bondanelle, due non vedenti. Ho capito, sì, ma sì. Ricordi, sì. Perché sì, ti sì. Chiamo? Che mi sono scritto l'indirizzo e ti ho spedito a casa la canzone del camionista, che non avevo allora lì, non avevo il CD, sì.
Esatto. Dopo la 2 la sistemate perché non va bene, regia, perché è tutta storta, la raddrizziamo. Allora, stai su di lui, per favore, un attimo, intanto che parla, giustamente, perché stiamo facendo tutto al volo. Allora, tutto a postissimo, stavamo dicendo. Dunque, io volevo fare una domanda, ma Samuele... è tuo figlio? No, ecco, una cosa che mi chiedono tutti. Io ce l'ho un figlio che ha preso poco i suoi anni, però non fa questo mestiere. Lui è il mio figlioccio, lo dirò sempre, è un ragazzo speciale. Grazie. È un piacere averlo lavorare con me, poi vi spiegherò qualcosa. E poi soprattutto dopo... condividete una grande passione in comune, che è quella della musica. Complimenti perché suonate la fisarmonica divinamente. Grazie. Bravo, davvero, sì. E quindi a questo punto vi auguro a tutti voi una buona serata, speriamo di incontrarci presto. Sarà un piacere. Da parte di M. Lorenzo. Sono contento che è arrivato a casa il CD con la canzone, perché io sono di parola. Capita nelle serate che non abbiamo a disposizione del materiale. Esatto. No, poi magari roba vecchia che non abbiamo più ristampato. Però, scusami, ma pista al camionista... è una delle più richieste. Io sulla pasta era la soluta. I ragazzini che chiamano un altro genere di musica, vengono sotto il palco, hanno la suoneria, sul telefonino, vengono a farci sentire. Per la fascia protetta non va bene a quest'ora. E beh, insomma, era una bella canzone. E c'aveva anche un bel video, me lo ricordo. Ciao. Ecco, perfetto. Ok, grazie. Ciao Emma. A presto. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Pronto. Pronto, posso salutare Ringo e Samuel? E siamo qua apposta. Ciao zio! Ciao! Ciao, lo zio da Ravenna! Sì, ciao! Ciao Ringo! Che bello, ci sta guardando giù! Anche da Ravenna, i nostri amici della Romagna sono sempre con noi! Grandi! Ciao! Come stai? Faccio tanti auguri! Lui piace proprio la mazurka delle rose. Sì, è vero! L'abbiamo azzeccata, quindi! Sì, l'avete appena ascoltata! È vero! Saluto faccio un bel saluto a tutti e due, tanti auguri. Grazie. Anche te, saluto a tutti. Ciao, ciao, speriamo di vederci presto. Un bacione grosso. Un saluto a tutta la Romagna, perché la Romagna che ci seguono ovviamente alla grande, anche perché ovviamente questa musica va dal nord al sud, isole comprese, perché questa musica piace veramente a tutti, per cui insomma, e anche la tua passione per la fisarmonica. Tu sei giovanissimo, sì. Perché si vede anche che sei giovane. Da quanto suoni la fisarmonica, Samuel? Sono 9 anni. No, è iniziato da bambino in sostanza, per cui quanti anni hai? 24. Beh, giovanissimo hai iniziato e sicuramente continui con questa grande passione alla grandissima. Quindi mi spiegavi tu prima, Ringo, lui si è inserito, poi rispondiamo è venuto subito a lavorare con me perché il momento che lui era con un'altra orchestra che si è fermata e ha avuto delle proposte di magari di nomi più importanti del mio, però lui ha detto di no a tutti, aspettavo la mia telefonata. Ah. Pensa che io quando l'ho chiamato mi fa, ma sei Ringo davvero? Sì. Hai bisogno? Sì, non ho avuto neanche sapere cosa, se si prende i soldi, se devono dare. Ma questa è l'ammirazione, evidentemente, per vero, te. È bella questa lui, cosa. Lui è sempre molto, molto bello. Un suo fans. Per cui questo era coronare un sogno, andare a suonare nella sua orchestra. Bravo, poi, Samuel. Devo dirti una cosa, Diego, che Adagio Adagio è entrato proprio a far parte del nucleo di questa nostra grande orchestra, certo. Perché giriamo in otto, non è un'orchestrina. Certo. E ritirando il 50% dell'orchestra, quindi l'orchestra da poco tempo non è più Ringo Story, anche se questo nome ormai è cancellabile. È storico. Però l'orchestra Ringo e Samuel. Ringo e Samuel, stasera Samuel è qui con noi, per cui andiamo... Non è che si è cambiato cosa, si è aggiunto. Sì. Siete cresciuti in tutti i dico sempre che lui sarà il futuro dell'orchestra, però se va avanti così spero che si calmi un attimo, se no è un futuro proprio di questi... No, non c'è mica fretta, ragazzi. Abbiamo Cattadori, come hai detto te prima. Che ha pronto la corona, no, calma e sangue freddo. Pronto? 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 Sì. Ciao Ringo. Ciao. Sono il mogliettone di Mantova. Il papà di Simone, ciao. Mantova. Ciao. Ciao. O che chiama dagli armadi o qui c'è qualcosa che non va con l'audio. Cosa sta facendo quello che fa l'audio? Perché qui noi non sentiamo niente. Vediamo. Da dove chiamano questi signori? Da un paesino fuori Mantova. Mantova, quindi anche Mantova è con noi stasera. Mantova, bravi. Siete dei fans del nostro Ringo e Samuel? Sì, sì. Il figlio di queste persone squisite, grazie a mia moglie, ha conosciuto una bella ragazza del mio paese. E sono 4-5 anni che sono assieme. Eccola là, per cui serve anche, perché io lo dico sempre che andare alle serate danzanti si cuca. E poi devo dirti che ha trovato una ragazza anche, la conosciamo, una bella ragazza. Ecco, meglio di così. Non grande potete... Simone, vai! Grandi, ciao Luciano, grandi. Ciao. Saluta la moglie. Ciao, Ciao. Bacione alla moglie. Grazie, a presto.
Pronto? Pronto? Che sì. Bello. Ringo? Sì? Ciao, sono Grazia. Mi conosci perché mio marito suona come te. Però ti devo dire una cosa. È una vita che sei sulla brezza, ma va avanti così. Sei sempre il massimo. Grazie. Come il vino però, buono, che una, come il gutturno piacentino. Una cosa bella mi ricordo. Sì. Il tuo piccolo fiore lo devi cantare perché è stato la più bella canzone che tu hai fatto. Questa canzone ha avuto un successo che diciamo che è quello che mi ha fatto decidere se passare al professionismo, ai tempi. Certo. Che l'ho lanciata così scherzando, una delle canzoni più semplici del mondo. Però ho avuto veramente un successo. Vabbè, vedi che ancora nel cuore delle signore che chiamano. Lo richiedono tutte le sere, bello, ancora adesso. Bello, bello. L'ho lanciato 40 anni fa. Vabbè, vuol dire però che cantala stasera. Ma lo intoniamo poi un pezzo con dopo con la faccio, gliela così, faccio fare, tranquilla. Però, Ringo, sì. Un bacione a tua moglie, che è sempre una bella donna. Sì, va bene. Ciao, Ringo. E ciò anche i vicini di casa che gli mandano i baci. Non andiamo bene. Ciao, bello. Ciao, grazie. Ciao. Pronto? Pronto? È caduta un attimino, allora vediamo di ripristinare un attimo le linee, un attimo solo, non c'è problema. Beh, insomma, allora quindi Samuel, arriva la chiamata di Ringo, cioè è bella questa cosa sì, perché io sì, sono sì, un po' come lui, se uno ha le sue passioni può chiamarti chiunque, ma attendi sempre la chiamata di quello giusto. Esatto, per cui esatto, da quanto siete insieme adesso come collaborazione? Abbiamo festeggiato il mese scorso il quinto anno. Vabbè, già cinque anni, quindi beh, insomma, un connubio sì, assodato, sì, insomma, una collaborazione che sta andando molto posso bene. Posso dirti che è sempre più viva, sempre più forte. Bello, bella, bella questa e cosa. E l'abbiamo notato già in queste sere che abbiamo fatto giovedì, sabato e domenica, questa settimana, sì, la gente ci vuole bene. Piace molto. E poi dopo daremo anche tutte le date dei prossimi giorni, anche del Capodanno. Tutto racconteremo sì, un po' di quello che fate. Pronto? Pronto? Sì. Diego, sono... Se dico il nome Ringo, non so se si ricorderà di me. Ringo, sono lei dalla Toscanaccia. Come no? Ci siamo conosciuti grande, anche di persona grande, giù in Toscana, certo, una festa, mi ricordo benissimo. Certo. E poi Toscana, hai fatto il pullman e sei venuto allo studio Z. Anche in Toscana. Anche no, in Toscana ci siamo visti. L'ho detto prima io, in una festa in Toscana e poi ci siamo sì, visti allo studio Z, sì. Ma tante volte Ringo. Ascolta, volevo dire a Diego sì, che... Vi faccio complimenti per questa bellissima trasmissione. Oh, grazie. Che mi dà modo di salutare tantissimi amici miei. Mi piace molto che voi abbiate questa possibilità di avere un filo diretto con loro, perché a volte li ascoltiamo solo cantare, ma è anche bello sentire un po' le loro storie. Certo, certo. Ascolta, bene. Io comunque sono contentissima perché prima non lo vedevo questo canale. Ecco, mo ci vedo. Siccome siamo molti amici con Alessandro, e io ho detto il ti voglio vedere, ti voglio parlare. E allora ho telefonato lì da voi e il tecnico è stato così gentile che ora vi vedo benissimo. La cosa è perché questa sintonizzazione fa impazzire un po' tutti. Però siamo contenti, Leda, stai con noi fino alle 23, mi raccomando. Un bacione grande, grande. Samuel. Ciao Leda, ciao. Samuel. Eccomi. Ti saluto e ricordati che a me piace Rio Grande. Lo so, lo so. Ma dopo te lo infatti, fa, e dopo te lo fa. Dopo te lo faccio. Te lo dedichi, Samuel. Ma certo che sì, te lo dedica bene, dopo, certo, volentieri. Ringo, salutami tua moglie e tua figlia. Va bene, anche mio figlio Tony. E domani ti saluto Nando, va bene? Bene? Ok. Ciao Ringo, un abbraccio ciao, a tutti. Un bacione, Leda. Diego. Grazie Leda, mille, brava, grazie. Pronto? Bravo. Guarda che ti sei staccato il microfono. Pronto? Ecco. Pronto? Sì. Pronto, buonasera. Buonasera. Il condominio Eden di Consolice. Si capisce niente, non capisco un cavolo. Provate un attimo a prendere voi in privato, c'è qualcosa con l'audio. Pronto? Pronto. Vediamo se riusciamo, no, era proprio disturbata sì, la chiamata. Ma recuperiamo, calma, okay, perché qui... Richiama, cioè, esatto, qui adesso blocca un attimo i centralini perché voglio farli suonare, ma qui fino alle 11 stiamo qua, okay, i centralini li apriamo, calma e sangue freddo. Intanto voglio dire che noi abbiamo in sovraimpressione per adesso, vabbè, voi siete Ringo e Samuel sì, per quanto riguarda l'orchestra, sì, però per avere tutte le delucidazioni, la vostra discografia, tutto quanto, c'è il sito www.ringostory.com esatto, poi, e lì è tutto aggiornato, poi lo sistemerete, ci vuole un attimo, esatto. Intanto lì però siamo sicuri che trovano tutto il materiale. Senti Ringo, tu sei col più vecchio dei due.
Posso dirlo? Di sì, poco, di poco, poco, di poco. Sei leggermente più grande. Per cui tocca a te cantare per iniziare adesso. Okay. Nella nostra... Qui in scaletta ho Amore mio ribelle. Raccontami cosa sì. è sta canzone. No, io di notte, quando non sai, i nostri orari, anche quando non si suona, noi, noi viene sonno al mattino. La certo, ovvio. Dopo tanti anni, io di notte scrivo le canzoni. Questa l'ho scritta. L'hai scritta tu quindi? Sì, sì, io sono un cantautore, io canto le mie canzoni. Quindi le canzoni sì. che noi sentiamo, sì. anche, che sentiremo anche stasera, sono tutte scritte quelle, da te. Quelle, sì, sì, tutte. Beh, quelle allora... che canto io sono le mie. Come lui suona... scrive i suoi pezzi, brani. Per cui dopo allora li sentiremo, sì. ti vai ad accomodare okay. nell'altra parte, ti faccio girare intorno così ti vai a preparare, perché avete capito che stasera la musica è assolutamente protagonista, poi dopo sarà protagonista di nuovo la Fisarmonica, poi di nuovo sarete protagonisti voi con le chiamate in diretta, ma adesso avanti con la voce del nostro Ringo, che qui a noi con voi di sera ci propone la sua Amore mio ribelle.
se provo a pensare che un altro l'amerà. Io mi sento già morire solo se provo a pensare che un altro l'amerà. Grande, grande il nostro Ringo. Devo dire che oltre ad avere quest'anima un po' country che voi avete anche nel look e nella musica, perché anche il video Geringo, insomma tante cose, però anche molto romantico il nostro, sì. questo è un brano veramente sì, è vero. Molto molto romantico, bravo, bravo, bravo il nostro Ringo, anche perché evidentemente durante le serate giustamente voi fate tutti i generi, sì, da quelli sì, dove un po' chick to chick, che bisogna esatto, anche un po' stare, un po' fino a allegri. Che quando si va in totale allegria, perché poi vi ho visto scatenare giustamente un po' con i brani, intanto regia premi centralini così perdiamo ancora un po' di chiamate. Un po' la nostra indole, ma anche, portare l'allegria. Ma credo che sia molto bello gente. Anche durante la serata accontentare tutti i gusti. Anche perché l'avete detto prima, siete in otto, per cui insomma otto elementi che portano ognuno la diversità anche degli strumenti, della voce, di tutto quanto. Mi piace molto quando le persone mi dicono, sai, da noi ballano tutti, dai 2 anni ai 120 anni, possono ballare tutti. La nostra orchestra può essere classificata così, che abbiamo dai balli per i bambini, che poi piacciono anche i grandi. È vero. No, beh, guarda, adesso io quella, la Emma mi ha fatto venire in mente, pista al camionista, sì. Scusami, io adesso, non è che ero bambino, però ero già un adolescente. Allora, mi sentire un pezzetto di pista al camionista, no, perché, quella, scusate un attimo, questa è il camionista, mi viene in mente. Strada lunga della Madonna, sento un botto, scoppia una gomma, qui però non c'è nessuno che mi possa dar una mano, e prendo il cric e giù a pompare, sarebbe meglio fare all'amore. Pompa di qua e pompa di là, se almeno passassero i carabinieri, le guardie notturne oppure i pompieri, una mano ciascuno la potrebbero dare, e porca miseria riprendere a viaggiare. Un applauso di Gian. No. E poi diciamo che c'era una parte un pochino più così colorita, esatto. Dove c'era la moglie che lo aspettava a casa con la pasta, dice butta la Marietta, butta giù la pasta. Ecco, mi ricordo perfettamente tutto. In serata ci abbiamo cambiato un po' il testo, lo facciamo un po' più leggerina. Quando beh, però comunque, a parte gli scherzi, io era carina, non sì, era sì, comunque no, che no, si sente in giro, ci stavate alla grandissima, anzi, cioè, era divertente, il doppio senso, sì. Ormai, ci sono quelli che ci hanno fatto la fortuna adesso, invece sì. Tu devo dire che sei stato precursore anche in questo caso. Portando una canzone molto divertente. Rispondiamo al telefono. Pronto? Axè! Ale! Fabiaggio Mantova! Simone! Ti abbiamo riconosciuto subito. Lui si presenta anche nelle serate, quando arriva, come arriva dentro, viene vicino al palco e fa Axè! Devo dire Axè? È così, così. Ah, ok, perché aveva pazienza. Ciao Simone! Allora Ringo, come va? Bene. Allora Samuel! Ciao Simo! Ha chiamato il mungitore prima. Ho sentito Lucianone. Grandi. E la Franca? La Franca sta bene, dai. Un bacione. Ti sta guardando, è incollata allo schermo. Bene. Bravi. Bene. Bello, piace la Sonia è incollata allo schermo, anche la nonna Tina. E la Tina, la Gabriella, l'amorosa di Carpaneto, questo qua è quello che si è voluto fare l'amorosa al mio paese. Eccola là. Ha scelto la più bella. Ha scelto? E si è messo a posto, bravo, così che si grande fa. Simone. Bravo Simone. Grazie. Ciao Simone, grazie per la telefonata. Ringo, sono da casa, Sì, e comunque, certo. Tutto questo che hai detto è tutto merito della Monica, Tutto merito della Monica. Sta parlando di mia moglie. Adesso. Ah, ecco, santa donna, allora a questo punto. Complimenti alla signora Monica, lo diciamo. Evidentemente. Ciao Simone. Arrivederci. Ciao. Mi piace, che bella energia, forza. Qui stasera abbiamo bisogno di un po' di robe belle, tranquille, serene, che con tutte le brutte robe che si sentono in giro, noi stasera ci mettiamo un po' in relax. Pronto? Pronto? Sì. Ciao. Ciao. Ciao Diego. Ciao. Volevo salutare Beppe, saluto anche Ringo e Samuel. Okay. Grazie. Presente. Mirko da Treviglio. Mirko da Treviglio, bravo Mirko, ciao. Grazie a telefonata Mirko, un saluto. Grazie mille.
che tocchiamo un po' tutte le regioni qua. Andiamo dal nord al sud. Pronto? 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 Sì. Sono Maria di Conselice. Benvenuta, signora. Maria? Vorrei salutare tanto Samuel. Ecco. Grazie. Con tanto affetto. Bello come il sole. Grazie mille. Samuel. Dimmi. Il condominio Eden. Dimmi. Di Conselice. Sì. Il condominio. Ti saluto tanto. Oh, grazie. Tutto il condominio. Grazie mille. Ci piace. Contraccambio e un bacione. A... Saluti tanto a Ringo. Grazie, grazie Maria. Bravi. Grazie. E poi le vostre telefonate. È bello che guardano la trasmissione. Ma sai io che sono da Imola, eh? Imola, porca Imola, miseria. Imola. Che un meraviglia. Saluto a Imola. Roma ciao, e San Giovese. Ciao, un bacione grande. Ciao. Un bacione grande, pieno di affetto. Mi stavi dedicando un pezzo di Romani e San Giovese, che sembra una pietra miliare, bello. Questo qua è giovane, no? Questo qua. Sì, questo qua, questo soggetto qua. Sì. Sa tutti i brani romagnoli suonati o cantati. Tutti devi sentire un pezzetto di questa Romani e San Giovese. Non si può fare la fisarmonica. Magari mi dice non si può fare la fisarmonica. No, ma a Romagna mia. Pezzettino di... Guarda, abbiamo un sacco di amici della Romagna e gliela dedichiamo. Vai, il ritornello. Romagna e San Giovese, non so che tonalità l'ho presa. Sì, va bene. Come... È sempre nel mio cuore quest'aria di paese, ci invita a far l'amore. La briscola e il 3-7 si gioca all'osteria con un bicchiere in mano. Cantiamo in allegria, e quando viene la notte romagnola, grazie. La sua morosa è bella e non è campagnola. Eccola, e qui abbiamo scoperto altre robe, esatto, cara, bella morosa e non è campagnola. L'ho beccato d'autorità straniera, però lo stesso. Ma fa niente, ma non si cavate lo stesso, perché queste robe sono improvvisate. Sì. E sai, se eravamo in playback, finti. No, doveva fare l'accordo prima lui. Usciva benissimo, capito? Se invece, come avete fatto live, ci sta, non c'è mica problema qua. Pronto? Pronto? Sì. Sì, ciao, vabbè, io volevo mandare un saluto al mio babbo, sulla Paloma. Alla Paloma, ah, figlia Paloma! Vabbè, allora, grazie. Un saluto alla Paloma, scusa. Ciao Paloma! Ci ho scritto una canzone per lei, fa così. Guardando, dolce Paloma. Ti stava già dedicando una canzone, Paloma. Scusa un attimo, stai lì un attimo, fammi sentire il pezzo. Dolce Paloma, amore del papà, dopo tanto tempo... Eccoti qua, coi tuoi sorrisi e i baci che mi dai, un giorno o l'altro impazzire mi farai impazzire di felicità, dolce Paloma, amore del papà. Brava Paloma, questa era tutta per te, scusa. Grazie papà. La notte che è nata, lei è nata all'ospedale di Piacenza, sono andato a casa e ho scritto la canzone. La notte in cui è nata, sì, bella questa bello. Cosa. Grazie Paloma per questa telefonata. Voi, ciao Tony, la mamma, il ciao, Manuel. Ciao, grazie. Grazie. Ciao, saluto a tutti. Grazie mille. Bravo. Pronto? Pronto? Sì. Diego? Sì. Che il signor Ringo. Sono sì. Maria Pia di Somaglia. Maria Pia di Somaglia. Che bella serata. Ciao Maria Pia. Ascolta, sei sì. Sempre uguale Ringo. Beh, come mia moglie dice che sono cambiato un po'. Ecco, non dice dove, è una bella serata. Bella allegra questa sera. E ti ringrazio che Diego che tira sempre i bei cantanti e bella gente. Ecco, auguro fatto bene a Ringo e suo Manuel. Mi fai un bel tango suonato con la fisarmonica. Non l'abbiamo preparato, perché fa un pezzo di tango. Aspetta che ti fa un pezzo di tango, un attimo sul. Tutta la gente di Somalia e dintorni, Maria Pia. Sì, bravo. Perché ho scelto questo, un filone questo? Perché mia figlia si chiama Paloma e è molto bella anche lei. Senti che la canta. Laggiù,
vedo sempre un astro per me brillare. Bravissimo, bravissimi, tutti e due. Diego, vieni, grazie. No, no, non si taglia niente. Noi suoniamo così ogni mattina. Noi fino alle 11 dobbiamo stare qua, stiamo qua pacifici e beati. Va bene, tutto bene Maria Pia? Guarda, sono contentissima. Ecco, ecco. E non è ancora finita, Diego, salutami di tanto. Sono qua, e poi saluto. Guarda, non so come descrivervi, ecco, questa sera. Bene, ecco, grazie della compagnia, sono qui davanti al televisore che vi sto vedendo, e grazie della bella allegria. Grazie, ciao, è quello che vogliamo noi dare stasera, un po' di allegria, un po' di serenità. Sempre anche il tuo Manuel, che grazie. Bene la fisarmonica. Va bene, ciao. Ma adesso lo faccio suonare, fra un attimo gli faccio fare un bel assolo giusto, sì, okay. Come ecco. Si deve. Pronto? Sono io, pronto? Sì. Allora, mi può passare Ringo a un amico, Gino? Siamo qua, Gino. Gino! Gino! Ciao, Ringo! Gino o Pino? Aspetta, cosa? Gino. Gino. Sono Gino. Da dove chiami? Da casa. Sì. Da Mantova, Gino, ha portato il salame, ha portato... Buono, Gino, ci piace. Allora, ciao Gino. Ciao Gino. È un bravo come diciamo, salutami Samuel. Ciao Gino. Ciao. Gino, saluta l'Alfa Romeo. Ho bene, grazie. E sua moglie. Ah, benissimo, ok, d'accordo. E anche Tarzan, ho bene. E Tarzan. Chi è Tarzan? No, è un nostro amico di... E la Giulietta Padova, ti saluta, Ringo. La Giulietta ti saluta. Sì, l'ho benedetto Alfa Romeo. Ah, ecco, quello. Giulietta, ciao, grazie. Va bene. Ciao. Poi ciao, Ringo, ti saluto, arrivederci. Ciao. Le chiamate le riprendiamo tra un po'. Com'è questa storia di Tarzan? Scusa, non ho capito. Abbiamo un amico in comune. Sì. Che io l'ho battezzato Tarzan perché è un uomo fisico. No, ma c'è proprio... Hai presente Westmüller? Sì, quello che c'è il Tarzan. Un uomo così, no? E siamo diventati amici assieme così. Allora io ho battezzato Tarzan. Tarzan, fatti sentire se si stai guardando, che tra un po' i centralini non riapro ancora. Ascolta, dimmi tutto. Qui in scaletta io ho un tuo adesso a solo vecchi ricordi. Mi hai detto che questo è un tributo che hai fatto. Sì perché fin da piccolo, sì. cioè, che saluto, ciao papà, che suonava l'armonica. E suonava sempre questo pezzo, questo qua con l'armonica. E io fin da piccolo mi è entrato nell'orecchio e quando poi mi sono approcciato alla fisarmonica ho voluto impararlo a tutti i costi. Quindi la dedichiamo a papà questa. E lo dedichiamo a papà e al grande Gigi Stock. Ah, bravo. Ricordo che ha detto però, tributo a Gigi Stock. È bello questa roba che dopo è arrivato, il tributo a Gigi Stock probabilmente è l'autore di questo brano. Esatto. Però intendo che era l'armonica del tuo papà che ti ha fatto entrare questo ritmo. È una bellissima cosa, ti vai a preparare dall'altra parte. Ti lascio andare un attimo di là anche perché così è amplificato meglio ovviamente l'altra parte dello studio dove ci sono le spie di ritorno, perché qui se no mi sgridano, perché se li faccio suonare poi fischia non va bene perché è tutto fatto live. Tutto è pronto per continuare qui a noi con voi di sera. Adesso è la fisarmonica del nostro Samuel, di Ringo e Samuel, che prende possesso della nostra serata con vecchi ricordi, la fisarmonica di Samuel. Thank you.
Beh, insomma, devo dire che questa fisarmonica ha infiammato, mi piace tantissimo l'entusiasmo che ha questo ragazzo, perché questa è la vera passione per la grande musica, ma io adesso ho un'altra passione. So che loro arrivano da Piacenza e io ho acquistato in esclusiva un marchio a Piacenza dove viene prodotto un vino brut che si chiama il Podestà. E allora, avete visto che è apparso in questo momento, sono un'impressione, un numero verde, che è l'800 97 88 20. Questa sera gli amici, attenzione, gli amici di Ringo e di Samuel avranno un'esclusiva nazionale, avranno qualcosa di veramente eccezionale, perché potranno acquistare questo meraviglioso vino che la regia vi mostra attraverso ovviamente le grafiche dell'azienda agricola Piccioni e Pastori. Questa azienda agricola Piccioni e Pastori di Castel Arquato di Piacenza ha la possibilità e vi dà la possibilità di provare questo spumante Brut il Podestà. Questo spumante è un spumante eccezionale che in esclusiva nazionale io sono riuscito ad avere ovviamente per il mio pubblico, anche per le proposte nazionali. Si tratta di bollicine italiane, si tratta di bollicine che sono per tutti. Questo vino io poi lo consegnerò anche a sia una bottiglia a Samuel che una bottiglia a, ovviamente a Ringo, perché glielo voglio fare assaggiare, ma vorrei farlo assaggiare anche agli amici di Ringo e di Samuel. Ecco perché avete visto che c'è un numero verde di sovrimpressione. Questo numero verde è un numero che nei prossimi minuti, mentre andrà la prossima canzone, rimarrà attivo. Tutte le persone che chiameranno e lasceranno nome, cognome e numero di telefono dicendo di essere interessati all'acquisto di questo prodotto avranno la possibilità di avere questo vino sotto costo, perché questo è un vino che in enoteca va viene proposto, vedete, questo è stato fatto in esclusiva apposta per Benestare Italia, dai 14 ai 18 euro. Questo è il prezzo un po' da enoteca. Noi questa sera siamo riusciti, avendone acquistato un grande quantitativo, ad averlo con il 50% di sconto. Infatti, tutte le persone che decideranno di lasciare il proprio nome e numero di telefono all'800 97 88 20 avranno 6 bottiglie di questo spumante Brut il Podestà, azienda agricola Piccioni e Pastori, a 39 euro. In sostanza la bottiglia vi costa 6,50 euro, con uno sconto reale del 50%, perché io vorrei, indipendentemente dal fatto che voi acquistiate questo vino, io spero che gli italiani queste festività brindino con il vino italiano. Sosteniamo i prodotti italiani, sosteniamo i produttori italiani, compriamo nelle nostre piccole aziende italiane, solo in questo modo l'Italia può essere sempre al top. Noi abbiamo il meglio, è inutile che ci vengano a raccontare le favole, noi abbiamo il meglio del cibo, del vino, di tutto quanto, per cui io sostengo sempre i prodotti italiani e questa azienda agricola Piccioni e Pastori, che ha creato per me questo vino, il Podestà Spumante Brut, è da sostenere. Per cui tutti gli amici che amano bere bene, un bel bicchierino di bollicine italiane Brut a 6 bottiglie a 39 euro è una grande offerta che io propongo. Allora, lascerò attivo questo numero verde per lasciare nome, cognome e numero di telefono solo per i prossimi minuti, il tempo di una canzone. Adesso in scaletta ho una canzone molto particolare, si intitola Mamma ti voglio bene. Voglio, l'hai scritta tu, Ringo, questa canzone? Sì. L'hai scritta tu, per cui voglio andare ad ascoltare come hai affrontato il tema della mamma, che è sempre un tema molto speciale che sta a cuore sempre a tutte le persone che ascoltano questa trasmissione, sia per chi la mamma non ce l'ha più, sì, che magari è una mamma in questo momento che è a casa da sola e magari anche un po' malinconica. Ebbene, il senso della nostra serata è quello di portare un po' di serenità e un po' di allegria nelle case, e devo dire che questa sera con Ringo e Samuel ci sto riuscendo alla grande, perché sono veramente molto simpatici e poi mi piace l'entusiasmo che hanno in quello che fanno, in quello che ci stanno portando. Adesso la nostra serata prosegue alla grande, vi lascio ancora, ripeto, attivo questo numero verde, il tempo di questa canzone, 6 bottiglie, potete anche cominciare a pensare ai regali di Natale, a 39 euro, è un'offerta veramente unica e speciale, eccolo qua, 6 bottiglie di questo spumante Brut, il Podestà a 39 euro, ma adesso, dopo te lo faccio assaggiare, Ringo, e mi dirai se ti piace o meno, voglio sempre, perché mi sembri un buon gustaio, caro Ringo, ecco. Conosci la cantina, sai che è una cantina molto valida, per cui, ecco, vedi, ho fatto bene a tirarlo fuori stasera, grazie Ringo, in realtà l'ho tirato fuori apposta stasera, perché non è che sono neanche io nato ieri, e ho detto voglio sapere se mi sa dire qualcosa, perché a me sono stati molto seri con me, le persone che l'hanno provato sono molto contente, per cui sono felice di proporlo anche questa sera, ma adesso proseguiamo con la voce del nostro Ringo con Mamma ti voglio bene.
sera, la festa della mamma, c'è chi le dona una rosa, c'è chi la stringe sul cuore, io che sono lontano, una lettera le scriverò, e tra una riga e una lacrima, questo io le dirò. Mamma, ti voglio bene, un bene da morire, scusami se qualche volta io ti ho fatto soffrire, mi mancano i tuoi baci, mi manca il tuo calore, le dolci tue carezze io ne sogno ancora. Mamma, è la tua festa ed io non sono vicino a te, è triste questo cuore mentre ti scrivo per dirti che passa veloce il tempo, ma tu sei più bella che mai. Mamma, perdonami se hai pianto tu per me. Quello che fa una mamma per noi solo Dio lo sa, e in cambio cosa chiede? Niente, lei solo dà. Ma quando è la sua festa, se ognuno le mamma, ti voglio bene, felice lei sarà. Mamma, ti voglio bene, un bene da morire, scusami se qualche volta io ti ho fatto soffrire, mi mancano i tuoi baci, mi manca il tuo calore, le dolci tue carezze, io ne sogno ancora. Mamma, è la tua festa ed io non sono vicino a te, è triste questo cuore mentre ti scrivo per dirti che tu sei più bella che mai. Mamma, perdonami se hai pianto tu per me. Complimenti, perché è un po' triste, però no, non è triste, è giusto, il ricordo è importante, noi viviamo di ricordo, almeno io sono una persona che... Sai quanti anni avevo quando l'ho scritto? No. 22 anni, beh. Ero scappato da casa, mi hanno trovato ad Oslo, in Norvegia. Ah, un personaggino, devo dire. 4 anni con un gruppo italiano, 3 italiani e una cantante olandese, e poi proprio nel periodo della festa della mamma ho avuto
cosa che mi... È vero, dentro, la mamma manca. E la canzone dice proprio giorno di grande festa, la festa perché della mamma. E tu non c'eri, quindi, proprio, e tu non c'eri. Quattro anni volato in Norvegia, ragazzo, bravo, devo dire che insomma... Senti, stemperiamo un attimino l'emozione, mi piace questa cosa perché voi siete molto giocherelloni, ho già visto, però alla fine siete molto... anche i cowboys e gli indiani hanno un'anima. Sì, beh, ma ce l'avete molto calda, molto molto forte questa anima. Senti, io a proposito di cowboy, sì. Tu sei un cowboy, ma c'è un altro io di cowboy qua che arriva ogni tanto e che mi ribalta tutto, mi cambia i fiori e che stasera, tra l'altro lo ringrazio perché è stato il mio gancio con te Samuel, io accoglierei con un applauso il nostro Mauro Catadori. Vieni Mauro, vieni in mezzo Mauro, vieni questa volta in mezzo, dai. Così siamo a favore anche di telecamera. Cosa hai portato a Ringo? Ho portato un mazzo di fiori per la Monica. Vabbè, sua moglie? Per sua moglie, ma cosa l'hai portato? Io ho portato un mazzo di fiori con dentro delle rose bianche. Guarda, scusa, mettilo a favore di camera. È 120 anni che viene in televisione. Sì, ma hai ragione. È 120 anni che non metti le cose a favore. Devi metterle sempre a favore le cose. Hai ragione. Okay. Non è una corona, no. È un meraviglioso mazzo. Oh. Attenzione. Allora, rose bianche. Ma scusa, ma queste cose blu cosa sono? Sono orchidee. Wanda si chiama quell'orchidea qua. Ma che meraviglia. Che dura tantissimo. E poi in punta qua a regia c'è un altro fiore. Sterlizia. Aspetta che arriva perché mi manca la sterlizia. No, qua, queste qua sono le sterlizie. Anche perché riprendono il colore della Wanda. Ma è bellissimo, devo dire che hai fatto una composizione bellissima. Senti Mauro, so che tu sei... Allora, questo è tutto per te, Mauro, e per tua moglie. Mi offendi se riesci a portarlo... scusate un po' l'emozione di prima. Di portarlo a mia moglie, porto a mia mamma che... Non c'è nessun problema, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe. Come si chiama la mamma? Teresa. Signora Teresa, un applauso e soprattutto questi fiori che poi, signora, ci ha avuto una... Spero che quando tornate dalla Norvegia il manico della scopa l'abbia fatto girare un po'. Teresa... Non scappare più però. No, non scappa più, sta benone qua. Ho già capito che sta benone non scappa da nessuna parte. Bravo, comunque mi piace molto questa cosa. Tanto la moglie sarà contenta sicuramente. Senti Mauro, raccontami un po'. Quasi Natale, per cui bisogna assolutamente... Già Natale, sei già Natale, quindi allestimenti, negozi. Negozi, vetrine e più non posso. Per cui voglio ricordare che il nostro Mauro Catadori... Oltre anche i matrimoni, perché anche dicembre ho diversi matrimoni. Per fortuna che ci sono, sì, se sì, non sì. Ne parlavi prima, a dicembre, grandi eventi che stai preparando, insomma grandi cose importanti. Sì. Voglio ricordare che il nostro Mauro Catadori è a disposizione anche per i negozi. Io vi dico una cosa che secondo me è vera, magari sbaglierò, però io la penso così. In periodi di crisi non bisogna darci un po' dentro ugualmente, anche le attività, chi non i negozi. Rischia una rosica, esatto, anche i negozi, dovete abbellire i negozi per far venire voglia, i soldi sono pochi, lo sappiamo, ma bisogna far venire voglia ai compratori di entrare, per cui sicuramente certo. Il nostro Mauro può arrivare, vi ribalta la vetrina, sappiate che vi smonta giù tutto, non vi fa spendere dei cifroni, perché ovviamente è alla portata di tutti, perché certo. Lo voglio dire, perché ovvio. Si lavora così onestamente per andare avanti, se non sarebbe tanti anni che anche tu non fai questo lavoro, per cui il nostro Mauro è a disposizione. Adesso tu hai tolto il tuo punto fisso perché ti stai muovendo dappertutto, per cui ti contattano proprio. Facebook e sul cellulare, sì. Ovviamente. Giorno e notte. Giorno e notte. Anche di notte. Anche di notte. Se pagate anche di notte. Lui anche di notte. Viene anche di notte, ok? Senza problemi. Allora, grazie mille, rientriamo un secondo solo, grazie regia, grazie Mauro. Ci vediamo. Grazie a voi. So che stai correndo in su e in giù, ma ci vediamo ancora certo, noi, certo. Nei prossimi giorni. Ti ringrazio molto, stiamo sul cartello del nostro Mauro Catadori, intanto che noi andiamo a sederci. Grazie mille, allora il salotto del fiore di Mauro Catadori, guarda, ti viene ad accomodare, questi li appoggiamo qua così la tua mamma Teresa. Non glieli sciupiamo, insieme alla bottiglia di vino che bevete, alla mia salute, alla grandissima. Intanto regia, io aprirei nuovamente i centralini, così vediamo se c'è qualcuno che ha voglia di... Eccoci qua dall'alto, accomodati, qui abbiamo messo... Poi comunque stavo pensando, tu hai detto che Piccolo Fiore ti ha fatto un grande... Sì, è stata la grande fortuna. Il salto, diciamo, il salto... Pezzettino devi accennare di Piccolo Fiore. Bisogna accennarlo perché lo sanno. Siamo in mezzo ai fiori. Piccolo Fiore lo sanno tutti. Io non so, anche quelli che dicono, ma io non ascolto la musica di Valo, però alla fine quello lì, parte e tutti la cantano. Facciamo le serate, a volte ci viene voglia di girare bravo, il microfono Samuel, sulla dai, gente dai una bocca, e vanno avanti loro, cantano. La sanno tutti, ti ho detto. Aspetta che ce lo scriviamo un pezzettino, regia. Eh sì. Negli occhi tuoi non so il colore, so solo che mi fanno impazzire. Quando li guardo mi chiedo se sarà più bello se verrai con me. Piccolo fiore, dove vai?
va in giro per il mondo. Se ti fermassi solo un momento, ti accorgeresti che c'è qualcuno, qualcuno che ti vuole amare e non ha paura dell'amore. Come tu sai si può soffrire e qualche volta si può anche morire, come io per te, come io per te, come io per te. Monica! Come io Erica. Per te. Grazie ragazzi, mi piacciono ste robe. E cominciamo a rispondere un po' al telefono. Pronto? Pronto, buonasera signore. Saluto anche gli amici Ringo e Samuel. Tony! Ciao! Eccolo! Una parola di riserva a noi. Ciao Tony! Ciao Tony! Ciao, ciao Samuel. Ciao Tony. Mi vedo per televisione, bene, bene, sono rimasto bene. Contentissimo. Un bacione alla Patrizia, a te lo stesso. Esatto. Che tremendi. Senz'altro, ti saluto anche a lei. Grazie, Tony. Va bene. Di aver chiamato. Saluto, ciao. Vi lascio con la vostra buona serata. Grazie. Grazie mille. Grazie. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. 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 Sono, mi chiamo Valentino, ho conosciuto Samuel Ringo alla Baia della Luna. Alla Baia della Luna. Sto parlando con Samuel. Valentina. Ciao, domenica sera. Ciao Valentina. Ciao, abbiamo fatto la foto e ho parlato tanto con Samuel. Sì. Ti ricordi Samuel? Sì, grazie della grazie. Marina ho promesso che ti chiamavo quando ti vedevo. Infatti, grazie della promessa. Ah no, scusami. Ho visto il video, l'avevo già visto in televisione, il video Rio Grande. Ah, ti è piaciuto? Molto, molto. E dopo lo facciamo vedere, sì, eh? Dopo lo facciamo vedere il video, mi raccomando, stia lì. Ma io, per via del lavoro, purtroppo, non mi riesco a seguire Ringo e avevo una gran voglia di conoscere questa orchestra. Sono rimasta contentissima. Che bello. Che bello. Brava. E non mi perdo più la serata alla Baia della Luna, perché è l'unico posto dove li alla posso Baia della vedere. Luna, bravi. Sì. Allora, te lo diciamo, ci siamo il 22 dicembre. Lo so, scusa, lo sa già, scusa. È uno spettacolo, Valentino. Si è informata, giustamente. Ringo è simpaticissimo, ma poi sono rimasta. Tra l'altro volevo fare gli auguri che ha compiuto gli anni. Sì, da poco, è vero. 200. Anch'io sono di novembre, anch'io. Grazie. Ma sono rimasta colpita per il fatto che Samuel serviva la torta ai tavoli e non ho mai visto una cosa simile. Stupendi, un'orchestra... meravigliosa al completo, sempre pagata, esatto, vedi che non qui, l'abbiamo pagata, e invece qui le telefonate sono che senza bello. Filtri, entra chiunque, brava, grazie Valentina, brava. Comunque c'è, cioè, nel senso, oltre a che mi è piaciuta tantissimo come orchestra, perché a me piace ballare e piace seguire le orchestre, proprio mi è piaciuta tantissimo proprio loro, le persone, non l'orchestra come suona, come canta, che è eccellente, e non hanno bisogno dei miei complimenti, ma proprio sono loro come persone. È il valore aggiunto, quindi, certo. Delle persone vere. Grazie. Ma infatti, ho chiesto la foto, abbiamo fatto la foto, abbiamo mangiato la torta, e poi un'altra cosa, una cosa che non mi è mai successa, che io veramente, da quando vado a ballare, mi hanno regalato il CD. E avete regalato il CD. E sono rimasta, perché la prima volta che mi vedono non mi hanno mai fatto visto. Fatto tanti complimenti, l'abbiamo conosciuta lì. Beh, insomma... devo dire che questo cosa, lei ci esatto, che questo prima. Gesto questo gesto spontaneo che hanno fatto, che non c'entrava niente con questa serata, devo dire che arriva invece a confermare quello che pensavo io, e cioè che alla fine sono in questo momento in un salotto con delle persone appassionate ma molto semplici, che amano il loro lavoro. Brava. E ti viene voglia veramente di seguirli ancora più volentieri quando sono così, è stupendo. Però Carlingo, io voglio la donna che volevo, perché è una canzone, una cumbia che mi fa impazzire. La donna che sognavo, dopo la canta. La donna che sognavo, perché io la sento su Radio Z. Ormai l'ho frustato il CD. Me ne
salutateci. Comunque, comunque promesso che dopo è in scaletta, gliela facciamo fare. Ciao, okay? Grazie. Ciao, Valentina. Prepara il cinghiale che arriviamo, Valentina. Sì, ma non vivo, eh. Non vivo però, eh. Se venite su chiesa, con la poletta. Se venite su chiesa, veramente. Io ho la trattoria Ferrari, se venite a Succisa gliel'ho già detta a Samuel. Tutti in fattoria, veniamo anche noi in fattoria, se c'è sì, la fattoria. Sì, se mai non si beve, guarda che qui noi siamo gente che ama. Siete benvenuti. Grazie, grazie Valentina. Ciao, un bacione. Allora, a proposito, io qui ho un po' di date, le voglio dire, sì, perché è giusto. Allora, venerdì voi sarete, venerdì 23 novembre, qui nella provincia di Brescia, sì, al Paradiso, San Polo, sì, Brescia. Sabato 24 sarete al Faro del Trebbia, sì, Marsaglia, Piacenza. Nelle colline piacentine. Ok. Domenica sarete da Celestino, Drezzo, Como. Sì. Sabato 1 dicembre sarete al... Possiamo aggiungere il venerdì? È una, sì, festa non privata, ma di beneficenza al teatro di Rotofreno. Di Rotofreno, esatto. Con l'amico Lucio Agosti, la Lella e tanti altri ospiti. Lella Agosti e Lucio li, sì, conosciamo. Sì, che li conosci, sì, sono, sì, delle persone squisite, sì, grandi fotografi tra l'altro. Esatto. E l'unico che mi fa sempre delle foto carine, se no sembro sempre il triplo di quel che sono. Poi... sabato 1 dicembre, Liscio Più, Ponte Buggianese. Pistoia. Pistoia. Domenica 2 dicembre al Pierrot di Sarmato Piacenza. Sarmato, scusate. Fuori Piacenza, sì, okay. Ok. Venerdì 7 dicembre siete all'Angelus di Carrobbio degli Angeli, sì, Bergamo. Bergamo. Poi sabato 8 dicembre sarete al Cuccaro. Cuccaro, provincia della Spezia. Cassoni di Rocchetta Casone di Vara, sì, della Spezia. Spezia. Poi domenica 9 sarete, pomeriggio di auguri al centro commerciale Farnesina, no, Farnesiana di Piacenza, sono orbo completamente. Sì. E poi, la sera siamo al Biba Club di Lusurasco, due serate. Beh, due sì, quindi li spremono, sì, come i limoni qua. Allora, poi domenica 9 sarete, serata danzante al Biba Club di Lusurasco, c'è scritto. No, è sempre infatti, lì, sì, 9, pomeriggio. Pomeriggio siete al centro commerciale e la sera sarete al Biba Club. Mentre venerdì 14 c'è una festa privata, sabato 15 siete alla Perla, Cairo, Montenotte, Savona, domenica 16 sarete all'Antares, San Genesio, di Pavia, sabato 22 dicembre sarete alla Valle della Luna, dove, detto la dove lei prima, porta il cinghiale da mangiare, molto bene, domenica 23 sarete al MEP di Sestri Levante, sì, Genova. Bravi, lunedì 24, vigilia di Natale, non in famiglia, suona, anche noi di lunedì del 24 saremo tutti con le nostre famiglie, perché è giusto che sia così. Martedì 25 è Natale con noi alla Valle della Luna. Sì, torniamo lì, perché lì ci vogliono proprio per la serata di Pasqua e Natale. Due cinghiali, facciamo due cinghiali, dopo faremo un maialino alla latte, qualcosa faremo di diverso. Poi, mercoledì 26 sarete allo Smeraldo di Groppallo Piacenza. Sì. Poi sabato 29 dicembre sarete al Sandalo Cinese, Stradella di Pavia. Poi leggo, lunedì 31 dicembre, sì, venite con noi a festeggiare l'arrivo del nuovo anno al Parco Tegge. Sì, provincia di Reggio Emilia, verso provincia... Castelnuovo Monti, un po' in alto, ma non è... È un posto stupendo, veramente. Beh, c'è una bella Parco festa Tegge, di Capodanno, sì, quindi sì, chi decide con voi, qualche posto ci sarà ancora. Sì, credo, sì, sì, ecco, assolutamente. È molto grosso il posto, il locale. E ovviamente con anche attraverso possono chiamare sito, noi o tramite sito Facebook o direttamente il locale, perché abbiamo messo per i programmini che spediamo in giro, c'è anche il numero. Certo, ma ci c'è scritto. Io lo posso anche dire, se siete un attimo attrezzati, se vi procurate la pena, se volete fare il lunedì 31, il Capodanno, l'ultimo dell'anno, lo volete fare con Ringo e Samuel, lo festeggerete insieme a loro al Parco Tegge. Per prenotazioni telefonare al numero 0522 619325, ripeto 0522 619325. Se sono andato troppo veloce, andate www.ringostory.com oppure Ringo lo trovate anche su Facebook, sì, anche Samuel, anche su Facebook. Scritto come? Samuel Rossi. Samuel Rossi, lo vedete, lo riconoscete, chiedete l'amicizia, lui okay, ovviamente ve la dà, sì, sì, e trovate tutte le informazioni. E adesso rispondo al telefono, chiedo scusa. Pronto? Pronto, ciao Diego, sono la Mentana. Quella che ho telefonato oggi, ti ricordi di me? Ciao Mentana! Ciao! Mentana, sì, qui siamo in provincia di Ravenna. Oh. Sì, provincia Campiano. Villa Campiano, provincia di Ravenna. Ciao Mentana. Ciao Mentana, che nome originale, Mentana. Dimmi Mentana. Prima di tutto ti ringrazio della crema che oggi ho ritirato. Hai ricevuto i prodotti. Ti ringrazio tanto. Io di te ho la crema, ho gli orecchini e ho la collana. Sono contento. Ciao la collana. Sì, voglio fare un saluto a tutti e tre, Ringo e quello della fisarmonica, che sono bravissimi. Samuel, bello, bello, bravo. Cosa? Ma lui, Ringo, a me mi sembra di averlo visto in altre emittenze, no? Eh beh, certo. Eh beh, sì, giustamente gli artisti vanno in tutte le televisioni a promuovere. Ma i Cowboys, poi sono solo l'ho io. L'ho visto a Sanfermo, loro, l'ho visto, sei bravissimo. A Sanfermo ti hanno visto? Ah sì,
le cupole, il Vivi, esatto, adesso, il Vivi, sì. Ah, vero, 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 sì. Da Gorini, da Gorini, sì. Grazie, Mentana. Brava, Mentana. Ciao. Mi piace. Forse, così. Beh, lui è il battagliere, loro lo sanno, lo suonano. Il battagliere glielo suoni. Ma aspetta un attimo, ma figurati se non lo suona. Aspetta un momento. Aspetta qua, lo chiamo. Si sente bene o devo accendere? Si sente bene. Bravo! Bravo! Mentana è jukebox, bellissimo. Sei un jukebox. Brava Mentana. Ciao. Ciao, ma ciao, ciao. Ciao Mentana, stai con noi. Senti regia, facciamo una cosa. Siccome l'hanno nominato l'amica del cinghiale, non vorrei mai che poi non ce lo porta il cinghiale da mangiare, che anche perché poi anche tu ti intendi di cucine, se non sbaglio, perché ma... dopo voglio approfondire questa non cosa. Non io, ma beh, si mangia bene, cosa capimi? Ho già capito tutto. Facciamo una cosa. L'ha nominato, vorrei far vedere questo video. Visto che avete fatto questo video che si intitola Gringo, no? C'è il video. C'è il video, no? Perché fare... allora posso fare uno? Sì. Poi puoi dire ai tuoi ragazzi di fare una. Di prenderci in grande qui. Sì, la... siamo in grande. Mi dite la seconda, sì. Perché questo qua, quando ti ho detto che. Finora è arrivato il 50%, no? Sì. Ma se andiamo avanti così. Poi se va su, allora devo fare una cosa. Io prima o poi. Lo devo fare fuori, no? No, non farlo fuori, non no? Farlo fuori, non farlo fuori. Se ne va. Prima o poi, si ma perché? Anche, perché si poi? Mi ha toccato la testa adesso. Ma perché poi? Meglio prima. Ah, molto bene. È rimasto solo Ringo. Regia, molto bene. Cattadori ce l'abbiamo. Gringo, le morte. Andiamo col Gringo, uno in meno, togliamo la poltrona, regia. Gringo, vai col video. Tu sei famoso in tutto il Far West, il pistolero più veloce sei. Sartana domattina incontrerai e dritto al cuore tu lo colpirai. La strada principale di Degheio sarà teatro di questo duello. Negli occhi suoi di ghiaccio guarderai, più grande di Sartana tu sarai. Ehi, 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 gringo, quanti fuorilegge incontrerai? Ehi, 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 gringo, un sacco di avventure rivivrai. Raffinerai la banca Silver City con tutto l'oro degli Stati Uniti. Sparando all'impazzata arriverai, veloce come un fulmine sarai. Inutile sarà l'inseguimento, ehi, gringo, sei veloce più del vento. Tu sei una leggenda anche al confine, il Messico è un paese senza fine. Legge incontrerai, ehi, 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 gringo, un sacco di avventure rivivrai. Sarà l'inseguimento,
del vento. Tu sei una leggenda che ha confine. Il Messico è un paese senza fine. Ehi, 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 gringo, quanti fuorilegge incontrerai. Ehi, 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 gringo, un sacco di avventure rivivrai. Ci incontrerai. Ehi, 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 gringo, un sacco di avventure rivivrai. Ehi, gringo. Ia, attenzione a sta roba, direttamente tu sei risuscitato. Sono risuscitato. Dire, perché gringo gira le pistole che è una meraviglia, poi anche una... Beh, insomma... Riprendiamo un attimo, bravi comunque, molto bello questo video, è fatto veramente molto bene, bravissimi, ormai il vostro spirito country è proprio uno spirito vero, non da Gardaland, quelli veri proprio, diciamo, facciamo, saluto tutti gli amici di Gardaland ovviamente che ci guardano sempre, sono fan. Anch'io grande fan, ecco, saluto tutti, nei tronchi, e vive i tronchi, senti, andiamo avanti con la tua fisarmonica che ha appassionato tutti, in scaletta abbiamo un brano che si chiama Soledad. Che brano è? È una cumbia. Una cumbia. Che adesso, scritta da te? Sì, scritta da me. Però, beh, dille ste robe, figliolo. Perché qui noi passiamo via le robe. Cioè, uno che scrive pure il suo brano non è una roba così indifferente, è una cosa importante. Grazie. Per cui devi essere doppiamente... Aspetta, prima l'ascolto. Poi, poi te lo dico se mi piace o meno, no? Sto scherzando, ovviamente. Sarà sicuramente un brano, però lo ascoltiamo volentieri. E volevo salutare anche Cortellini, che l'abbiamo fatto in collaborazione. Ah, ok. Con il maestro Luciano Cortellini. Allora, ringraziamo il maestro Luciano Cortellini, giusto, bravo, perché è giusto anche parlare quando ci sono delle collaborazioni importanti. Proseguiamo alla grande con la fisarmonica del nostro Samuel, qui a noi con voi di sera, con Soledad c'è Samuel. Thank you.
un grande strumento e un grande entusiasmo quello di questo ragazzo. Mi piace tantissimo la passione, vedi che proprio si fa trasportare dalla sua fisarmonica. Intanto che ci prepariamo un'altra sorpresa importante, io voglio ricordarvi ancora dove voi potrete andare ad ascoltare il nostro Ringo e Samuel. Attenzione, ovviamente chi mastica internet, www.ringostory.com, può continuare ovviamente a tenersi aggiornato attraverso internet, però tanti non lo sanno, per cui segnatevi le date. Allora, venerdì 23, venerdì di questa settimana, saranno al Paradiso di San Polo, Brescia. Sabato 24 saranno al Faro del Trebbia, Marsaglia, Piacenza. Domenica 25 novembre saranno da Celestino, Drezzo, Como. Sabato 1 dicembre saranno a Liscio Più, Ponte Buggianese. Hai detto però il venerdì, cos'era? È la festa lì con Lucio Agosti e Lella, siamo stati invitati, sono tanti ospiti, Rottofreno, nel teatro di Rottofreno. Teatro di Rottofreno. Benefica. E allora mi raccomando, Lucio e Lella, mandatemi, mandamelo in Facebook, che io pubblicizzo le cose benefiche, le pubblicizzo sempre molto volentieri, perché è giusto che sia così, bisogna sempre, noi che siamo fortunati dobbiamo sempre aiutare quelli che sono meno fortunati di noi. Domenica 2 dicembre saranno al Pierrot di Sarmato Piacenza, venerdì 7 saranno all'Angelus, Carrobbio degli Angeli Bergamo, sabato 8 dicembre saranno a Cuccaro, Cassoni di Rocchetta Rivara. È un ristorante, quel locale si mangia anche lì, ovviamente molto, un po' in alto sopra le montagne della Spezia. Ok. Un posto stupendo. Domenica 9 saranno pomeriggio di auguri al centro commerciale Farnesiana, io ce l'ho con la Farnesiana, sì, sì. Con la Farnesiana di Piacenza, e la sera, sempre di domenica 9 dicembre, saranno alla serata danzante al Biba Club L'Usurasco Piacenza. Venerdì c'è una festa privata, sabato 15 saranno alla Perla Cairo Montenotte Savona. Domenica 16 saranno all'Antares di Pavia, San Genesio. Sabato 22 dicembre saranno al Valle della Luna, Monti, Massa Carrara, sì. Ho detto giusto, scusate un po' la mia ignoranza geografica. Domenica 23 dicembre, pomeriggio al MEP di Sestri Levante Genova. Lunedì 24 festeggiano il Natale in famiglia, giustamente. Martedì 25 tornano al Natale con noi alla Valle della Luna, Monti, Massa Carrara. Mercoledì 26 dicembre saranno allo Smeraldo, Groppallo, Piacenza. Sabato 29 dicembre saranno al Sandro Cinese, Stradella di Pavia, mentre il lunedì 31, il veglione di Capodanno, saranno al Parco Tegge, Felina, Reggio Emilia. Sì. Per prenotazioni telefonate al numero 0522 619325. Questo è un po' il programma di questo mese, poi se aggiungessero altre dico date. Dico solo, visto perché magari gli amici della provincia qui non ci seguono magari per l'ultimo dell'anno, il primo siamo alle cupole di Manerbio, così magari si torna. Ecco. Chi il 31 lo fa in famiglia e sta tranquillo, il primo lo sono già là a fare i matti alle cupole di Manerbio, perfetto. Manerbio, provincia di Brescia, devo sottolineare questa cosa. Allora, qui si è parlato molto di questo brano che si chiama Rio Grande. Che brano è questo? Per spendere una parola anche veloce, perché il tempo visto che vola. No, ma è giusto, Diego, però. Sì. Lui ha questa indole indiana, no? Come io. Il nostro io Samuel. Io sono nato cowboy. E lui è nato indiano. Non mi chiamano dove Ringo, siete trovati? Ringo perché da bambino magari i Beatles. No, mi ha chiamato Ringo. Non perché mangiavi i biscotti. No, perché allora non. Non c'erano ancora. Io non sto scherzando, no, certo. Ma hanno appioppato questo nome qua perché io sempre, da bambino, mio papà mette sempre il cappello. Io ti ho sempre visto in tutte le televisioni e in tutte le tue apparizioni, sempre col cappello da cowboy, per cui è proprio una roba tua. Io sono figlio di agricoltore, di contadino. Anche io ho lavorato molto in campagna, finché non sta facendo la musica, mi ha portato a andare prima all'estero. Andare a Oslo. Sì. Povera mamma Teresa, ricordiamolo. E niente, sto Ringo è nato lì, perché sto cappello di paglia in testa, così ha tirato, per i capelli si possono bagnare con l'acqua di paglia. Certo, i classici capelli da campagna, tirato come se fosse. È nato sto Ringo, che poi ho sfruttato il campo musicale. Ecco, perché il Ringo è nato così, non c'entrava la musica, ecco, voglio dire questo. Era proprio la passione per i cowboy. Ecco. E questo qua è nato indiano, perché lui è l'indiano di stravede. Il nostro Samuel è nato. E è stato ospite di una tribù indiana in America per 7-8 giorni, era già a suonare con noi. Era già. Sì. E quando è tornato aveva questa musica in testa indiana così, e ha scritto questo brano. Lo strumento, quindi è suo? Sì, è sì, suo? Lo strumento che usa gli è stato regalato proprio da un capo indiano che si chiama Kena, uno strumento indiano proprio, costruito dagli indiani dal centro America. Beh, insomma, io ringrazio moltissimo Samuel per questa cosa che ci ha portato, perché qui è anche portare le culture diverse dalle nostre, che diventano musica però per tutti, che la musica per fortuna non ha confini ed è per tutti, per cui ascoltiamoci questo brano
brano che ha scritto il nostro Samuel. Qui a noi con voi di sera arriva Rio Grande. Thank you.
Allora, devo dire che raramente mi blocco, nel senso vado sempre avanti perché lo spettacolo deve sempre continuare, però complimenti perché eravamo tutti un po' qua rapiti, non ce l'aspettavamo. Grazie. Questa cosa, vi dico la verità, io non l'avevo mai sentita, per cui è la prima volta che la sento qua live, mi complimento con chi ha fatto questo video, che ha realizzato il video, mi complimento anche con la mia regia che ha esatto. Regia, sì. Perché c'era... preparata prima, si poteva anche studiare. Non abbiamo studiato, non abbiamo preparato da niente. Chizzo, così. Infatti, ragazzi, ringrazio tantissimo i nostri ragazzi. Fate pure un applauso alla regia, per favore. Perché siccome diciamo la verità, qui noi non proviamo, perché per tanti motivi di lavoro arrivate anche voi e arriviamo tutti all'ultimo perché è giusto che sia così. Poi a me piace la spontaneità, devo dire che è uscita una cosa bellissima, anche perché il brano è bellissimo, complimenti per averlo scritto. Si vedeva che tu mentre lo facevi volavi, nel senso che abbiamo tutti avuto questa sensazione che tu non fossi qua, esatto. Ma fossi tipo in una tribù di indiani. Esatto, sì, no, ma che ti eri pure fumato qualcosa insieme a loro perché eri andato in su. No, veramente, una roba bella, nel senso... più positivo del termine, per cui sì. Complimenti perché l'atmosfera che ha creato in studio è veramente bella, perché ripeto, io raramente mi blocco, invece ero lì che non sapevo neanche cosa dovevo dire, se entrare o meno, per cui in realtà non dovevo manco venire qua perché io dovevo stare di là per andare a... fa niente, ci sei piaciuto. Senti, io torno di là con Ringo, tu recupera la fisarmonica così ti aspetto ancora una volta di là, andiamo pure su Ringo così io raggiungo Ringo nell'altra parte dello studio, aprirei regie centralini giustamente per chi volesse adesso ancora intervenire, anche perché sono in tanti quelli che vogliono intervenire. Ringo, bravo questo ragazzo, hai fatto un'ottima scelta, lo devo dire, guarda, perché credo che le collaborazioni devono nascere sempre con l'empatia e con il cuore, perché come dicevi tu, uno fa un contratto, bisogna mettersi d'accordo quanto prendi, quanto fai, tutte queste cose qua, però se non c'è quell'energia subito, tu puoi darmi qualsiasi cifra, ma non ci siamo. No. E non si va avanti, specialmente lavori come i nostri, che sono lavori fatti con la passione, e poi si vede quello che facciamo, non siamo dietro l'ufficio. Scusi, ti interrompo. Sì. No. Io il momento che ho conosciuto Samuel, il periodo che avevo deciso di smettere, tanti anni che faccio questo benedetto mestiere. Io so che gli orari quanti anni è che tu adesso fai questo orchestra? Sono 40, tutti 40 quanti anni. Hanno festeggiato il Bagutti 35, così. Io sono 40 anni. Io però ti ho visto, posso dire questa cosa, noi non ci siamo visti in quell'occasione perché c'era molta confusione, ti ho visto sul palco della festa di Radio Z, dove tu hai fatto il brano Viva Radio Z. Sì, ho scritto vieni io. Pure, Samuel, non ti preoccupare, vieni, raggiungi. Ho avuto un'idea di scrivere questa canzone. È una canzone meravigliosa. E, però io devo dire che c'erano tanti artisti, c'era Pietro Galassi, c'era Marco, la voce di Radio Z, però vieni tranquillo, però devo dire che tutti hanno riconosciuto la tua persona e hanno riconosciuto la tua presenza, ma riconosciuta nel senso che hanno riconosciuto sul palco che sei una persona che ha fatto la storia di questo settore, e beccati pure un applauso perché ci sta, perché no, lo devo dire, perché io non ti conoscevo personalmente, ripeto, tu eri come me defilato, nel senso che eri in mezzo al pubblico, come lo ero io, per cui tu eri lì come sostenitore, e tanti dovevano farlo, sostenere la radio che ha dato da mangiare a tutti quanti, perché la radio unica è la numero uno che abbiamo, eri lì e mi ha fatto molto piacere vederti salire su quel palco, cantare la canzone Mito, ma anche questo riconoscimento che ti è stato dato, vuol dire che questi 40 anni sono stati ben spesi. Però è anche vero, mi piace questa cosa, che la continuità arrivi con un ragazzo giovane così entusiasta, quindi capisco il senso che hai dato, dato le cose. Una nuova è una forza, continuazione insieme, in modo che si va avanti su un binario, poi quando tu sarai stufo fra 20 anni... La gente deve sapere che poi il tutto sarà lasciato in mani stupende. È giusto che in mani di uno che ha la sorriso, passione. La voglia e la passione. La passione, quella non si compra. Abbiamo fatto 4 serate pesanti adesso, tutti in fila. Sì. Può dire lui, ieri sera ho finito l'ultima mezz'ora. Salutiamo tutti gli amici che erano in tanti. Dove? Al Tre Casali di Parma, all'Arcistella. Sì. I gestori, gentilissimi, la signora. Bel applauso anche a questa gente che veramente ci hanno trattato divinamente. Sì. Però così, dopo 4 serate, arrivando anche da Castelfranco Veneto la notte prima alle 7 del mattino, io ho fatto una serata che lui lo può dire ancora, la fai Rigo, la forza te lo dà la gente, è l'adrenalina, la passione e la passione, sì. bravo Ringo, c'hai ragione, però è anche vero che dopo un certo punto uno anche un po' di stanchezza fisica arriva e sono qua e ci sono io che non ti ho fatto riposare neanche oggi e va bene così, ma la gente è contenta perché così ti sei riposato qua nel nostro salotto. Volevo riposare oggi pomeriggio, questo mi ha portato a giocare a bocce. Eccola là, manco manco riposato oggi. Pronto? Pronto? Sì. Ciao Diego. Ciao.
Sono Giustina di Torino. Ciao Giustina. Faccio complimenti a questi due giovanotti. Grazie. Brava. Mi piace molto la fisarmonica a me. Sì. Niente, proprio nel cuore. Sono bravissimi. Grazie, Giuseppe. Fa piacere. Proprio bravi. Si guardo fino alla fine. Brava. Stai con noi fino alle 23, mi raccomando. Certo. Grazie tante, comunque, Giustina. Comunque ti faccio ancora complimenti. Grazie, Giuseppe. Tanti auguri. Ciao, Giuseppe. Tante. Un bacio alla nostra Giustina di Torino. Ciao. Pronto? Pronto? Sì. Sono Luciano, banda Cicetti. Ciao Luciano, banda Cicetti. Dai, un applauso alla banda Cicetti. Dai. Grande, dai, Luciano. Siete fantastici. Grazie. Saluta. Però io ho qua una sorpresa per tutti e tre. Sì, hai una sorpresa. Anzi, per noi. Ho due sorprese. Oila. Faccele sentire le sorprese. Ah, adesso guarda, ve la faccio sentire. Prima una dolce signora. Ecco, te la passo subito. Va bene, grazie Luciano. Pronto? Ciao Diego. Ciao. Ciao Samuel. Ciao. Mi conosci? Grazie. Amore mio. Ciao, grazie. Come sei cresciuto, Che bello. Ti tiro su bene, Ringo, Sì. Che bello sentirti. Grazie Ringo, sei un grande. Grazie. Che bello sentirti. Ma scusa, ma è la mia amica Grazia Di Marco? Sì. Adesso arrivo, perché io arrivo a scoppio ritardato. Ragazzi, abbiamo al telefono Grazia, la voce femminile dell'orchestra Di Marco. Non ho detto niente, di Radio Z. Un applauso perché lei è stata qua nostra ospite, una ragazza carinissima, gentilissima, Diego, bravissima. Scusa. No, sei una numero uno, te lo dico, Grazia. Grazie. No, no, tu sei stata qua da noi, a me piace la gente che non se la tira, te lo dico proprio apertamente. Te sei una ragazza spontanea, carina, generosa col suo pubblico e mi piace questa gente qua a me, te lo dico proprio di cuore. Grazie veramente. Prego. Siete veramente meravigliosi. Ma c'è un'altra sorpresa, Diego. Oh sì, allora passaci. Ecco. Ti aspetto presto, ciao. Ciao caro, ciao. Ti passo un grande. In questa casa c'è troppo casino stasera, però. Senti Cicetti, Cicetti, attenzione, perché lì dal Cicetti c'è sempre festa, c'è sempre baldoria, mai che ci invitino, mai una volta che veniamo invitati. Come dico io, in modo Alejandro il Grande. Noi eravamo a Torino per lavoro, siamo appena rientrati. Ciao Cicetti. Io ho squattrinato, Luciano dice guarda, facile da mangiare, qui siamo qua a casa sua adesso. Beh, ma io lo so, ma io ovviamente scherzavo anche perché devo dire che il nostro Alessandro Benedicetti, alias il Cicetti, che tutti i mercoledì dalle 21 alle 23 è protagonista con il Cicetti Night, ha portato veramente sulle nostre televisioni la sua energia positiva, il suo essere generoso col pubblico e devo dire che mi ha fatto conoscere una banda Cicetti che veramente è una super banda. È favoloso, complimenti, complimenti. Sì. Grazie mille. Ringo, sì. Ma hai detto a Diego quanti capelli ha nell'armadio? No, non me l'ha detto quanti capelli hai nell'armadio. 154. 154. No, sono cresciuti adesso perché l'autogrill l'ultima sera erano un paio, li ho presi ancora. Quindi 156. Non sono da cowboy, io sono un appassionato. Sono aumentati capelli firmati. 156. Con le scritte delle moto di Rose, di Valentino. La prossima volta che vieni a trovarmi ti facciamo trovare un cappello. Va bene. Adesso che lo sappiamo, la prossima volta. Ehi. Però volevo dire a Ringo che è un grande, sai perché? Perché Ringo, come tu hai capito, Diego, è un grande artista, ma soprattutto ha una grande umiltà. Sì. E anche Samuel, e questo è davvero molto molto bello, quindi gli consiglio di essere veramente un grande, grande artista. Bravo Ringo, bravo Samuel. Grazie. Hai ragione Ale, mi piace per quello. Mi sto godendo la serata come la gente da casa, sono qua svaccato giù sulla poltrona, che me la godo e spero che anche la gente da casa arrivi la nostra serenità di stasera. E infatti noi siamo qui nel soggiorno, li guardiamo e... Cosa avete mangiato? Che noi abbiamo fame. Cosa avete mangiato? Come? Cosa avete mangiato? Ah, cosa abbiamo mangiato? Allora, abbiamo mangiato tagliatelle fatte in casa con sugo di salsiccia e vari eventuali. Poi cotechino, vitello, pomodoro, come patata, cannella, prugne... Come cotechino?
Giacco Tecchino che gira. No. Giacco Tecchini che girano ancora prima di Natale. Esatto. Senti così, Alessandro, ti voglio dire una cosa importante. Dimmi. Mercoledì che sei in diretta, porta qualcosa. Allora guarda, allora ti carico Lea di fare il cotechino per mercoledì sera. No, che poi dopo ci resta pesante tutta sera, facciamo i piccoli ruttini in diretta, non possiamo. Ma ci sarà un'occasione, anzi vogliamo dire che tu stai organizzando un super pranzo il 16 di dicembre? Domenica 16 dicembre al ristorante La Mangiatoia sulla Paulese, Paullo, in provincia di Milano. E come ogni anno per me è sempre un grande evento, unitamente un po' il mio compleanno, sono sempre questi momenti così particolari. Quest'anno ci sarà con me anche Marco, la voce di Radio Z, Cristian Arena Fest, Tony Ciccarelli, io ovviamente, e sarà veramente una grande giornata, e poi tra l'altro proprio vicino a Natale, quindi anche per farci gli auguri di buon Natale. Bello, no? Io cercherò di passare verso la fine, perché quel giorno ho anch'io un altro pranzo personale, però prima della fine del pranzo verrò a salutarvi. Io credo che tu non ce la farai. Magari, Diego. Tu sai che io ho anche l'elicottero. Lo so. Ah. Ma chi ho il papper elicottero. Bello questo. Ah. Ragazzi, buon lavoro. Noi ci vediamo mercoledì sera, dopo domani, ragazzi, con il Ticciati Night. Ti aspettiamo mercoledì. Ciao a tutti quanti, ciao Ringo, ciao Diego. Ciao anche ovviamente a Luciano e ciao a Grazia dell'orchestra di Marco di Radio Z. Grazie mille per questo intervento. Pronto? Sì. Ciao, tesori di belli. Ma ciao, questa è la nostra Romina di zone. Ciao Romina. Dopo lo faccio vedere regia questo pezzo. Ciao Ringo, ciao Manni, ciao Samuel, un bacio grosso. Tanti ciao, auguri. E grazie per oggi che mi avete fatto gli auguri. Oggi è il suo compleanno, è oggi proprio la Romina di zone. Ci siamo ricordati, guarda, visto? Romy, che adesso lui fa un altro brano, che si intitola La donna che sognavo, e te la dedica tutta a te, Romy, ok? Va bene, grazie mille. Grazie Romina per questa chiamata. Un bacione, buona serata a tutti. Grazie mille, ciao Romina. Allora, io prima ti ho detto che sei salito sul palco di Radio Z, e ti faccio vedere, perché tu non ti sei visto, ma io avevo le mie telecamere là. Fate vedere. Tutti gli artisti, che bello. Marco, Grazia, Pietro Galassi, insomma chi più ne ha più ne metta. Eccolo là, vedi? Cristian, i due Cristian, ragazzi. L'Angelotto, mitico. Nella Toscana, l'ascolta lo si sa, dal Veneto alle Emilia la sua musica va. L'ho visto bene, che bello. Hai visto? Che parole, come studente, hai visto? È troppo bello, che bello. Grazie Diego. Ma figurati, noi eravamo onorati di questa cosa. Grazie regia. Senti, adesso però, siccome ho ancora un poco tempo, vogliamo sentirla questa Una donna che sognavo, anche perché gli amici che vi vedranno per le sera, l'amica del cinghiale, la Valentina, la e anche sentire. L'amico Tony per Patrizia, la richiedono sempre questa la richiedono canzone, tantissimo, per cui ti lasciamo andare a preparare. Ti dico solo una cosa, che non c'entra niente con la canzone, se non salutiamo gli amici del bociodromo, poi domani... No, salutiamo gli amici. Non ci fanno più il bociodromo, raccontami. E noi andiamo a Carpaneto, andiamo a Provenzano, andiamo a San Nicolò, però quasi fissi siamo a Niviano. Salutiamo tutti gli amici tutti gli che amici. Ci fanno giocare. Bravi, che ci piace le bocce. Io sono una schiappa, però bravi. Quello che tutti vanno a parlare, voglio sapere a proposito, scusa. Prima dicevamo, parlavamo di cucina. Sì. So che tu sei un figlio d'arte, nel senso che a casa tua c'è una super cucina. Raccontami qualcosa, scusami. No, hai una mamma che cucina bene, perché, evidentemente. Sì, perché ci sono i miei genitori che in provincia di Piacenza, a Gossolengo, in provincia di Piacenza. Gossolengo? Esatto. Ok. Hanno un agriturismo, perché io non ci sono mai. Abbiamo. Tu ogni tanto vai là e mangi, diciamo la verità. Come si chiama questo agriturismo? Il Rio, Ringo, per forza. C'è sempre, allora, ovviamente ci vediamo presto, vengo a trovarvi. Qual è la specialità? Tipiche piacentine, tortelli, pizzerei, ravioli. Quella fame che abbiamo a quest'ora, ragazzi, mi piace...
Salutiamo la signora Marisa, mi dicono qui, il nostro Mauro Cattadori. Signora Marisa, io la sua cucina la voglio venire. A me dicono che a volte è meglio farmi un vestito che invitarmi a mangiare. Però sappia che vengo volentieri al Rio. Al Rio. Rio dove? Dimmi, fai un po' di pubblicità. Al Rio di Gossolengo. Rio di Gossolengo. Per cui lì si mangiano i veri piatti piacentini, esatto, buoni, genuini, dei veri agriturismo, insomma di quelli fatti belli ruspanti. Per cui ci vediamo presto. Veniamo, dai. Sicuramente prendo su la mia regia, veniamo lì e veniamo a mangiare, perché vogliamo provare la cucina. Intanto che noi continuiamo a parlare di cibo, c'è il nostro Ringo che deve cantare e gli facciamo cantare La donna che sognavo. Al tuo fianco
Grande Ringo, ci credo che questa canzone la richiedano un sacco, perché è veramente sta facendo piena di... un bel successo. Mi piace molto. Io inviterei qua anche il nostro Samuel. Vieni, vieni, perché tra l'altro mi raccontava una cosa. Vieni, vieni in mezzo, Samuel, così ti lasciamo. Eccomi. Che va bene così con lo strumento che tieni. Mi raccontava, a proposito della nostra Grazia, che abbiamo sentito prima, che era con la banda CCT, Grazia, la cantante ovviamente di Marco di Radio Zeta, che tu hai iniziato, eri il suo fisarmonicista. Esatto. Per cui insomma, un grande affetto anche che giustamente molto hai nei confronti di Grazia, che ringraziamo per essere intervenuta in diretta. Sentite, grazie. Noi ci facciamo stare ancora adesso una canzone che è Piccola Giada. Raccontami qualcosa di questa Piccola Giada. Un brano che hai scritto tu? Esatto. Ha sempre tutto il tuo... Mi piace questa roba. Bello, bello. A proposito di cose piccole, io ho una piccola che tutti i mezzogiorni qua ci fa diventare matti, e voi siete stati anche suoi ospiti qui a mezzogiorno, di una molto piccola, ma che vale per una molto grande, che è molto tremenda, che mi risulta che stia facendo impazzire la regia perché vuole intervenire. Pronto? Buonasera! Ole! Ciao Fiorenza Moro, un applauso alla nostra Fiorenza, ciao, la regina del mezzogiorno! Che ringraziamo ancora per quello che siamo stati da lei. Non stiamo parlando male di te. No, a proposito, perché mi hai scritto? Mi ha scritto un messaggino con scritto: stasera c'hai la faccia country. Cosa vuol dire che c'ho la faccia country? Per non dirmi una, c'è la faccia di country, mi hai scritto. Stasera c'hai una faccia. Mi hai scritto così, lo dico in diretta, sì, l'hai scritto te. Ma è vero, perché ti sei fatto coinvolgere tantissimo da Ringo e da Sam. Ma perché c'hanno un entusiasmo questi due ragazzi che è veramente contagioso, sai? Sì, detto, c'hai una faccia country. Beh Fiorenza, dopo questa io devo dire che ti auguro una buonanotte. Grazie. Riposati bene, perché domani mattina non cominciare a farmi venire due cose così. No, te lo dico, domani mattina ho delle cose per farti venire due cose così. Allora la regia mi dice di presentarti puntuale e che se vuoi il crawl devi arrivare puntuale, se no non te lo mettiamo. Che al paradiso sì, abbiamo venerdì, detto, certo. Sì, 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 sì. Ascolta, Fiore. Un bacio. Ciao. Grazie mille. Appuntamento con Fiorenza Moro domani dalle 11.30 alle 13 con dedicato a voi. Ciao, Fiore. Ciao. Grazie alla nostra Fiorenza, che è una, anche lei è un vulcano di energia positiva, perché noi siamo vulcani di energie positive. Allora, siccome ci devono stare ancora due brani, ce li voglio far stare a tutti i costi, perché tu sai che io da domani tutti i vostri brani, la mia regia li ritaglia, ci fa i sottotitoli tutti quanti e noi li trasmettiamo durante i nostri pomeriggi, certo, perché magari chi di sera non ce la fa a seguirci durante i nostri pomeriggi, tutti i giorni riproporremo i brani che voi avete fatto bene, qua, così bene, bene. Andiamo dal nord al sud, Isole Conese, perché io so già che le amiche della Sardegna, le amiche della Sicilia, gli amici di Roma sono stati là impazziti per cercare di entrare, non ce l'hanno fatta, perché sono stati veramente in tanti a intervenire stasera. La Carmen con la K ha chiamato il nostro Mauro, perché chi c'ha i nostri numeri chiama in privato, perché non ce la fanno, perché erano in tanti. Però vuol dire che devono tornare, con l'anno nuovo li facciamo tornare e riprenderemo altre chiamate. Però adesso, via con la fisarmonica, piccola Giada, suonata dal nostro Samuel. Dedicato a tutti i bambini. Ah, perfetto, a tutti i bambini all'ascolto. Vai! Thank you.
Che bello questo entusiasmo del nostro Samuel. Sì, due microfoni perché servono tutti e due per la chiusura. Niente, attenzione. Adesso niente. Allora, me la consegni a me la fisarmonica? Sì. No, dopo te la ridò. Aspetta che la diamo al mio assistente. Ecco. Se la pesa. E che è? Per dirci. C'è musica dentro pesante. Anche altro che musica leggera. Molto. Ragazzi, io vi dico grazie mille per essere grazie stati qua. Purtroppo il tempo è volato per cui abbiamo pochissimi minuti. Per cui sì. Un grazie speciale a chi ha telefonato, ma in particolar modo a chi non c'è riuscito perché esatto. Abbiamo visto i lampeggiatori sì, sempre vero, pieni. È vero, è vero. Hai ragione. Mi spiace a tanta gente che... Guardate, domani alle 16, se siete liberi, vi collegate sui nostri emittenti, sappiate che io passerò la prima mezz'ora a gente che mi dirà, è stata una bella serata, grazie di tutto. Per cui noi domani alle 16 riprenderemo proprio con la loro musica, domani dalle 16 alle 18 con Noi con voi. Ancora grazie a Samuel, ancora grazie a Ringo, grazie a te, in bocca al lupo per tutto. Appuntamento nel 2013, vi rivolgo qua grazie. Con tutto quanto. Ci vediamo a Rio. Sì. Beh, sì, A mangiare bere molto presto, no? Vabbè, esatto, molto volentieri. Tutti a Rio a mangiare Nicoli Piacentini, località? Gossolengo. La località Rossia di Gossolengo. Ecco, dalla signora Marisa. Esatto. Ho già capito, ho già identificato il nome perché vado là a cercare subito la padrona della cucina che mi piace. Quella cucina. Allora, chiudiamo con il canto dei cowboy sì. La nostra serata. Spero che la gente da casa abbia capito lo spirito della nostra serata, che è una serata all'insegna della passione, che loro ci hanno dimostrato, sia tu con il tuo strumento, sia tu col tuo strumento che la voce, insomma, alla grandissima. Spero che siate stati bene con noi. Troppo bene. E vi aspettiamo ancora. Regina. Grazie, sì, complimenti. Un applauso a tutta la nostra regia, grazie. Fatevelo in automatico che fa più effetto, che noi facciamo poco rumore da qua. Chiudiamo con il canto dei cowboy. Ancora grazie a Ringo e a Samuel. Alla prossima, ragazzi. Per grazie. Voi. Giù nella valle, sotto le stelle.